Presidente, a Genova l'ennesima alluvione, l'ennesima tragedia. Mi sembra molto grave, il ministro Pinotti è lì da stamani mattina, in rappresentanza del governo, domani ci sarà Franco Gabrielli, lunedì andrà su Erasmo D'Angelis, perché come sapete il nostro governo ha messo al centro il tema del dissesto idrogeologico. E purtroppo in tante vicende emergono fenomeni difficili e sconcertanti, ad esempio il fatto che opere pubbliche siano bloccate dalla burocrazia. Non è detto che sia la mancanza di quell'opera pubblica l'unica causa di ciò che è accaduto, non facciamo conclusioni affrettate, conclusioni che dovranno aspettare agli organi competenti a partire dalla magistratura, ma certo per il governo è un'assoluta priorità sbloccare le opere pubbliche che sono ferme da anni per colpa di ritardi, ricorsi. In questo caso c'era stata una gara, poi c'era stato un ricorso, un controricorso al TAR e il cantiere era bloccato anche per questo. Io la vedo così, c'è l'assoluta necessità di davvero sbloccare l'Italia, evitare di far lavorare soltanto gli avvocati con i ricorsi e far lavorare gli operai che mettono a posto le opere pubbliche che mancano. In Liguria, a Genova, è la seconda volta nel giro di qualche anno, era già accaduto in questo scorcio di fine estate in altre zone del paese, era stato a Senigallia, era stato nel Gargano. Credo però che sia assolutamente fondamentale oggi, che passata la prima fase, anch'io andrò su a Genova a parlare con il sindaco, il presidente della regione, per assicurare sull'impegno del governo. E fatemi dire una parola, oltre che di solidarietà alla famiglia della vittima, a tutti coloro i quali hanno subito danni. Il mio pensiero in questo momento va in particolar modo a quei commercianti che avevano avuto il negozio distrutto dall'acqua 3 anni fa, erano ripartiti e adesso si sono trovati di nuovo in ginocchio. Ecco, io vorrei rassicurarli sul fatto che, trovando le opportune soluzioni giuridiche, noi non lasceremo soli coloro i quali vogliono ripartire e saremo pronti a fare la nostra parte. Adesso è il momento della responsabilità, ora è il momento del fango, è il momento di spalare. Il ministro Pinotti è su, siamo pronti a intervenire in tutte le forme. Domani ci sarà il capo della Protezione Civile che ha risposto subito in modo veloce. Da lunedì la discussione però deve essere su come sblocchiamo le norme, perché non è possibile che ci siano situazioni di difficoltà anche in alcuni casi legate ai ritardi della burocrazia. Cioè, se il problema è l'acqua perché piove tanto è comprensibile, se il problema è la mancanza di strutture di opere pubbliche per cui c'è già il finanziamento ma ci sono dei ricorsi al TAR, allora bisogna cambiare qualcosa anche a livello di norme. Buon lavoro!